Andremo a scoprire proprio questa opera di Domenico Pellegrino, il nuovo genio di Palermo, il nume tutelare che diventa ancora più importante, soprattutto in questo momento, un momento di rinascita che arriva dopo mesi di grande emergenza a causa proprio della pandemia del Covid-19. Noi siamo qui con le nostre telecamere proprio per riprendere questo momento così importante, quindi siete sintonizzati su TGS, ci state anche seguendo in streaming sul sito del Giornale di Sicilia, siete anche collegati attraverso la pagina Facebook del Giornale di Sicilia. Noi siamo proprio qui con il nostro cameraman Salvatore Militello e con Mirella Russo per portare nelle vostre case queste belle immagini. Tra gli ospiti della mattinata ci sarà anche la ministra delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti, ospite appunto d'onore insieme con Sua Eccellenza il prefetto Giuseppe Forlani di questa manifestazione. Vi ricordo appunto che l'opera è stata donata dalla Fondazione Tommaso Dragotto, ovviamente sentiremo anche il presidente Tommaso Dragotto nel corso di questa nostra mattinata molto intensa. Allora, siamo pronti per cominciare, diamo la linea alla conferenza stampa e poi dopo anche voi da casa vedrete questa nuova opera, il nuovo genio di Palermo, firmato da Domenico Pellegrino. Buona visione a tutti. Buongiorno a tutti, farei un applauso che serve anche per cominciare nel miglior modo possibile questa bella cerimonia di inaugurazione del nuovo genio di Palermo, un segno importante di rinascita, rinascita della città di Palermo, rinascita della nostra bella terra di Sicilia, della nostra bella nazione, rinascita dopo un momento sicuramente molto importante, delicato, il lockdown, l'emergenza Covid-19 che ha portato non solo tante vittime ma anche tanti problemi, e quindi ripartire da un posto meraviglioso come l'Orto Botanico di Palermo, che dal 1795 è una, come dire, una cosa meravigliosa che Palermo e la Sicilia possono offrire al mondo, ripartire da questa città e ripartire con il genio di Palermo, il genius panormi, il genio, lo sapete, è un nume tutelare, protegge questa città, serve a renderla ancora più accogliente. Questa è una città cosmopolita che accoglie molto, lo dico anche a livello personale, poi non vi rubo più tempo e passiamo subito alla nostra cerimonia. Lo dico anche da catanese che da qualche tempo vive e lavora a Palermo e si trova benissimo in questa città meravigliosa e in questa terra straordinaria. Quindi vi chiedo ancora un bel applauso anche per salutare la ministra delle pari opportunità e della famiglia, l'onorevole professoressa Elena Bonetti. Quindi genio di Palermo donato dalla Fondazione Tommaso Dragotto, che ringraziamo per questo ulteriore gesto di benevolenza, di solidarietà, di affetto nei confronti della città di Palermo ma anche della nostra terra di Sicilia, che questo è poi lo scopo appunto della Fondazione Tommaso Dragotto. Il genio che vedrete tra un po' si trova da quella parte, proprio in linea col precedente genio, il genio di Marabitti, che dal 1778 si trova qui a Villa Giulia. Quindi io comincio subito ringraziandovi ancora per la vostra partecipazione, salutando chi ci sta seguendo anche in televisione su TGS, su gds.it e sulla nostra pagina Facebook Giornale di Sicilia. Vorrei dare proprio la parola, direi, al padrone di casa, perché qui siamo ospiti dell'Università di Palermo, quindi chiamo qui a parlare il magnifico rettore, il professore ingegnere Fabrizio Micari, rettore dell'Università di Palermo, che salutiamo e accogliamo con un applauso. Prego. Grazie, grazie. Sono molto felice di avere questa opportunità e di avere qui la signora ministra qui all'Orto Botanico con noi. E sono contento particolarmente perché in qualche modo oggi si suggella un percorso. Io ho iniziato quasi 5 anni fa il mio percorso da rettore e fin dall'inizio noi lanciammo un'idea, che era un'idea nuova, l'idea di Palermo città universitaria. Di Palermo si è detto tanto, tutto, si sono utilizzati tanti aggettivi, alcuni buoni, altri meno buoni. E l'accoppiare l'aggettivo universitaria al concetto di Palermo, appunto come città universitaria, era qualcosa davvero di nuovo, nel senso che Palermo viveva di fatto senza quasi accorgersi di avere una università e d'altra parte non c'erano grandi relazioni tra l'una istituzione e l'altra. Noi fin dall'inizio abbiamo deciso di fare il contrario, abbiamo aperto
totalmente l'università. Abbiamo fatto le inaugurazioni degli anni accademici al Teatro Massimo, allo Spasimo, in altri luoghi della città. Abbiamo voluto fare le lauree a Palazzo delle Aquile. Abbiamo praticamente fatto un po' di tutto, sempre in massima apertura con la città. Oggi si suggella questo percorso perché oggi noi ospitiamo in uno dei luoghi più belli dell'università, e cioè all'Orto Botanico, noi ospitiamo appunto la 8ª rappresentazione sotto forma di statua del genio di Palermo, nume tutelare della città, simbolo stesso della città. C'è il famoso discorso del Viva Palermo e Santa Rosalia, dove Palermo per molti è il genio appunto di Palermo, è proprio il caso, diciamo, tra qualche giorno è Santa Rosalia. Allora, Viva Palermo e Santa Rosalia, Palermo è anche il genio appunto di Palermo, è in qualche modo quella divinità laica che si accoppia a Santa Rosalia nel proteggere e nel difendere la città. Oggi abbiamo il nostro genio qui all'interno dell'università, oggi definitivamente Palermo è città universitaria, e questo credo che sia un risultato importantissimo, frutto di 5 anni di lavoro che continuiamo, che continuerà, e davvero devo ringraziare tutti quanti quelli che si sono impegnati per questo. In primo luogo naturalmente l'amico Tommaso Dragotto, che è impegnato peraltro in una serie di altre attività insieme con l'università. Io spero che l'anno venturo, magari un po' prima di questi tempi, potremo aprire delle altre parti dell'Osteri, che è la nostra sede, che stiamo restaurando anche con la collaborazione appunto di Tommaso Dragotto, quindi lo ringrazio per questo impegno continuo. Ringrazio naturalmente Paolo Inglese, che è il responsabile del sistema museale di Ateneo. Si parla tanto di terza missione dell'università, per noi terza missione è territorio, terza missione è presenza sul territorio e dialogo con il territorio. Lo facciamo attraverso il sistema museale, che è una parte importante, attraverso tante altre iniziative. E naturalmente devo ringraziare l'autore di quest'opera meravigliosa, il direttore del museo, il direttore dell'orto, tutti quanti quelli che hanno contribuito. Davvero, andiamo avanti in questa direzione, la presenza della signora ministra ci aiuta tantissimo su questo aspetto e su tanti altri. Palermo è in un percorso di crescita, vuole riprendere dopo questa terribile esperienza della pandemia, lo facciamo anche attraverso queste manifestazioni e aprendo ancora di più alla città un luogo meraviglioso come l'Orto Botanico. Grazie, grazie a tutti. Desideravo donare alla ministra, se cogliendo l'opportunità di averla qui, il nostro simbolo, cioè l'Osteri, che è la sede del rettorato dell'Università di Palermo, e questo è appunto il simbolo della nostra università, e desideravo appunto donarglielo. Grazie, molto onorato. Grazie, grazie anche per questo dono che il rettore ha fatto. Prima di andare avanti con i nostri ospiti, volevo porgere il saluto al prefetto di Palermo, a sua eccellenza il dottor Giuseppe Forlani. Grazie per la sua presenza. Io dico sempre che quando le istituzioni stanno vicine ai cittadini è sempre una cosa molto importante, quindi grazie a sua eccellenza il prefetto. Andiamo ancora avanti, lo abbiamo citato poc'anzi, lo chiamo qui a parlare, il professor Paolo Inglese, direttore del sistema museale di Ateneo, con il nostro saluto. Prego professore. Grazie. Grazie signor ministro, grazie eccellenza, grazie autorità. Per noi è una giornata straordinaria ospitare le istituzioni, i colleghi, i direttori di museo, la città, l'Orto Botanico. È una gioia enorme dopo un periodo così lungo di solitudine. Perché il genio, per il quale ringrazio l'artista, e la Fondazione Dragotto che l'ha donato. L'Orto Botanico è il luogo plastico, simbolo dell'accoglienza di questa città. Quest'orto racchiude in sé quasi 5.000 specie botaniche di tutto il mondo, in pochissimo spazio. Intorno a questa crociera ci sono 4 continenti in poche centinaia di metri quadri. La nostra idea è quella di avere costruito una sorta di miglio del genio, di percorso del genio, che dal mare passa attraverso la Villa Giulia, la prima villa pubblica della città, una delle prime d'Italia, incontra la straordinarietà dell'architettura di questo luogo, dove hanno lavorato i più grandi architetti che hanno fondato la scuola, la gloriosa scuola palermitana di architettura, che ha dato vita a Basile, che è nato qua, colui che ha progettato il Parlamento,
italiano, ma anche Marabitti, anche Dufourny, anche Jacquerie, anche Venanzio Marvuglia, e gli scultori come Nunzio Morello e lo stesso Marabitti e Amato, che hanno realizzato opere straordinarie in questo posto. E finalmente arriva il nuovo genio che parla col genio del 1778 che è lì alla vostra destra, e in fondo c'è la facoltà, quella che noi chiamiamo ancora, magnifico rettore, facoltà di scienze. Sì. E quindi è la sintesi delle vocazionalità di questa città. La ricerca scientifica, la bellezza, l'architettura, l'arte. C'è tutto in questo percorso che va dal mare e arriva al nostro genio. Ma c'è anche quello che è nella scritta del genio, che alienos nutrit e suos divorat, come ha interpretato correttamente Aurelio Pesca, e saluta che è qua e che non vedo, ma sarà qui. E là. Il divorat non significa che divora i suoi bambini, come anche Leonardo Sciascia interpretò scorrettamente. Significa che è talmente generoso da utilizzare tutti i suoi beni per nutrire lo straniero. È esattamente quello che succede qua. Questo luogo è un luogo di stranieri che sono diventati siciliani. Come diceva Tomasi di Lampedusa, arrivano tutti qui ma diventano siciliani. Nessuno può immaginare che il ficus non sia una pianta palermitana, che il fico d'India, che io nella mia mascherina, non sia una pianta siciliana, che decine o centinaia di specie che sono qua dentro, come il mandarino di Palermo. Per i palermitani il mandarino è Natale, e il mandarino è stato introdotto da questo orto botanico, e moltissime altre specie che continuiamo a introdurre e che costituiranno il futuro dell'identità di questa città, perché l'identità di questa città e di tutte le città di questo paese non è nella continuità di una singola specie o di un singolo gruppo, ma nella molteplicità. E quest'orto lo dimostra ogni mattina, lo dimostra nella sua bellezza e nella capacità di sintesi della diversità che si fa unicità. Grazie. Grazie. Permesso, grazie a tutti voi. Grazie al professor Paolo Inglese, andiamo ancora avanti e poi tra un po' ci spostiamo dall'altra parte, nella Serra Tropicale, proprio per vedere questo nuovo genio e per inaugurarlo. Allora, promozione e valorizzazione della Sicilia attraverso attività culturali e artistiche. Questo è lo scopo della Fondazione Tommaso Dragotto. Chiedo al presidente della Fondazione Tommaso Dragotto proprio di accomodarsi, presidente anche di Sicily by Car, con il vostro applauso, con il vostro saluto, per presentarci quest'altra bella iniziativa per Palermo e per la Sicilia. Innanzitutto buongiorno, mi scuso di essere in queste condizioni, purtroppo l'omero rotto mi ha costretto a vestirmi in questa maniera, non posso fare diversamente. Buongiorno, il mio più caloroso saluto alle istituzioni, ai presenti e ai relatori. Ed un grazie particolare, un grazie di cuore all'onorevole ministra professoressa Elena Bonetti per la sua presenza qui oggi, che leggo in maniera particolare come un segnale di attenzione ed un riconoscimento verso l'arte, verso la cultura e la città di Palermo. Benvenuta a Palermo, Ministra. Oltre che all'attività della mia fondazione, che fa della divulgazione culturale il perno su cui costruire il futuro di pari opportunità sociale, economica e di genere. Ho voluto, attraverso la Fondazione Tommaso Dragotto, la realizzazione di un'opera d'arte che racchiudesse l'anima più profonda della città nella quale sono nato, alla quale mi lega un amore profondo. Chi mi conosce sa che, malgrado solleciti numerosi di trasferirmi al nord, io ho sempre detto: la Sicilia è la mia patria, unitamente all'Italia che è la mia patria, ma la Sicilia in particolare. Io sono estremamente affezionato a questa città e alla mia Sicilia, e finché Dio vorrà io rimarrò qui in Sicilia. Palermo è una città unica per la sua storia, ma anche per la sua capacità di rinnovarsi nei secoli, di rialzarsi con una resilienza pari a pochi. Palermo, città tutto porto, è contaminazione di gente e di culture, è inclusione, è modernità. I fenici, incantati alla bellezza della città, la chiamarono a suo tempo Zis, fiore, forse il più bel fiore, quello che vorrei che fosse Palermo. Il genio, antico nome tutelare di Palermo, incarna nelle sue numerose raffigurazioni l'identità della città in modo perfetto, un simbolo di accoglienza, di nutrimento, di protezione. Se vogliamo, un mitologico ministro, ante litteram, alle pari opportunità. Il nuovo genius panorme destinato alla storia
vivrà, e questo ne sono felice, per sempre all'Orto Botanico. E non credo che possa esserci luogo più adatto. Il simbolo di Palermo, l'antica ZIS, il più bello tra i fiori, sarà custodito in una splendida serra che adesso andremo a vedere fra pochi istanti. Ma c'è dell'altro sul genio. Al contrario di tutti gli altri geni, per la prima volta, e non è solo, è affiancato da due fanciulli. Un bimbo e una bimba, a sottolineare la continuità fra passato e futuro. E soprattutto, dal momento in cui abbiamo la ministra delle pari opportunità e la parità fra uomo e donna. Per la mia fondazione, promuovere la cultura all'indomani di una tremenda epidemia che ha segnato profondamente il Paese ha un valore concreto, molto concreto. In questa sede oggi non stiamo soltanto celebrando l'arte, ma abbiamo concretamente realizzato qualcosa per la città, per la sua storia e per i cittadini. Mai, come in questi tempi, il dovere di fare cultura si traduce in educazione a fare futuro. Questo è il pensiero che ho trasmesso quando ho affidato la committenza dell'opera e che Domenico Pellegrino ha così, onestamente devo dirlo, abilmente forgiato. È un bellissimo genio, veramente bello. Sono fermamente convinto che i buoni propositi, per quanto virtuosi, debbano seguire i fatti. Un principio che ha sempre guidato la mia vita. Purtroppo la cronaca di Palermo ci insegna che non è sempre così. Sarebbe bello, molto bello, se un giorno riuscissimo a ribaltare il binomio dalle parole ai fatti e fossero i fatti a parlare per noi prima ancora delle parole. La Fondazione Dragotto dona questa scultura alla città di Palermo con amore, ma con questo spirito, quello della concretezza e della gioia della condivisione, con l'augurio che la mia città, voi sapete quanto tengo molto alla città di Palermo, torni finalmente a rifiorire sotto il buon auspicio del nostro genius Panormi. Io, anziché dire viva Palermo e Santa Rosalia, vorrei dire in questo momento viva Palermo e suo genio Panormi. Grazie. Grazie Presidente. Porto i saluti del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che non è qui per motivi istituzionali, ma ci ha pregato appunto di portare i saluti alla signora ministra, al signor prefetto e a tutti gli ospiti presenti qui. E allora, abbiamo tanto parlato di questo genio, tra qualche minuto lo andremo a vedere, vorrei che si accomodasse qui sul nostro palco l'artista, anche per raccontarci l'ispirazione, come è avvenuta poi la realizzazione di questo nuovo genio. Vi chiedo un applauso per Domenico Pellegrino, artista siciliano, sempre con la Sicilia ovviamente nel cuore e con la Sicilia fonte di ispirazione. Intanto buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io oggi ringrazio intanto il magnifico rettore, Tommaso Dragotto, la Fondazione Dragotto, professore Paolo Inglese e il ministro. Grazie per essere qui presente. Per me è un orgoglio avere realizzato questa statua. Per me questa statua è una sintesi forse del mio percorso. Il mio primo laboratorio l'ho avuto che aprivo la finestra e vedevo il genio di Palermo. E vivendo in questa città, io dico sempre come artista, non tutto avviene per caso. Anche la realizzazione di una delle sante dei festini di Santa Rosalia. Tu vivi in una città che ha una potenza espressiva, una potenza energetica incredibile. Per noi che, artisti che magari abbiamo bisogno proprio della contaminazione del luogo in cui viviamo. Ho scelto di stare in questa città e l'ho scelto con forza da sempre. Quando espongo in giro per il mondo, voglio trasferire sempre attraverso le mie opere la bellezza della mia terra, e lo faccio in vari modi, lo faccio in varie forme, in chiave contemporanea. Io oggi, dicevo poco fa, parlando proprio al Tommaso Dragotto, ho fatto i complimenti perché lui è il mecenate contemporaneo, quello che ha permesso la realizzazione di quest'opera. Quest'opera, devo dire, quando ho parlato con il professore Inglese, è stata sin dall'inizio pensata per l'Orto Botanico, per tutti i simboli che
poi avremo modo di vedere di presenza proprio davanti alla statua, ma ha scelto di vivere qui, ha scelto di vivere in questo luogo e con forza è stata voluta e io sono felice del posto che ha preso. È una statua che racconta il futuro, come diceva il Tommaso Dragotto, è una statua che racconta la città. Il genio è Palermo, il genio è seduto insieme alle tre figure, è un gruppo scultoreo, quindi abbiamo Santa Rosalia, abbiamo il bambino che simboleggia il futuro e sono tre statue sedute sulla pietra che è servita a costruire tanti palazzi palermitani. Quello è il calco preso da una delle cave di Aspra, da cui veniva estratto proprio il materiale per garantire la costruzione della nostra fantastica città. La città Palermo, il genio è Palermo. Santa Rosalia bambina che è lì che osserva quello che lei dovrà fare domani, cioè essere il simbolo della città e la protettrice della città. Il bambino è il futuro. Il bambino guarda attento quello che lui dovrà fare domani, e cioè il genio allatta lo straniero e trasferisce la cultura. Ecco perché poi si trasforma cromaticamente rispetto alle altre cose. Adesso vi invito a osservare la statua, che è quella che deve parlare di più. Grazie. Grazie Domenico, grazie, complimenti sicuramente per il tuo lavoro, e prima di spostarci ovviamente dall'altra parte diamo la parola alla nostra ospite che accogliamo qui appunto con un applauso, la ministra delle pari opportunità e della famiglia, l'onorevole professoressa Elena Bonetti, che ringraziamo ancora per la sua partecipazione ad una giornata così importante per Palermo e per la Sicilia. Grazie. Lasciatemi iniziare davvero con un ringraziamento da parte mia alla città di Palermo, al magnifico rettore, a Sua Eccellenza il Prefetto, a tutte le autorità militari, civili presenti, a Tommaso Dragotto, Presidente della Fondazione Dragotto, per questa bella occasione. Io credo che stia accadendo qualcosa di, lasciatemi usare il termine, magico, speciale per questa città. Sono orgogliosa di farne parte in questo momento, intanto perché ci troviamo in un luogo straordinariamente bello e questa dimensione di bellezza concreta di cui si può fare concretamente esperienza credo sia il segno di un paese che dopo mesi di drammaticità inedita come quelli che abbiamo vissuto ha non solo il desiderio e il coraggio di ricominciare, ma si trova anche nelle condizioni di poter avere una storia che lo porta a dire, ci porta a dire, possiamo giocare la responsabilità che oggi la storia ci consegna, perché abbiamo una ricchezza, un percorso, una vitalità che permea i luoghi del nostro vivere, i luoghi del nostro sapere e che quindi è nel DNA del nostro paese. Questa è una responsabilità che la storia ci consegna e che dobbiamo essere noi oggi in grado di interpretare. Io credo che questa giornata dica che questa città, che la Sicilia, sia in grado di poterlo fare. E perché? Colgo solo alcuni elementi. Ho molto apprezzato l'intuizione che il magnifico rettore ha portato e ha condiviso di dire ho voluto fare di Palermo una città universitaria. Significa rendere il nostro paese una città quello che l'università è, e chi come me viene dal percorso universitario, partecipa al percorso universitario, comprende la ricchezza di questa intuizione. L'università è il luogo dell'incontro, della contaminazione e dell'alleanza tra le diversità. È il luogo in cui il sapere nasce perché c'è il coraggio di riconciliare e riconnettere il vissuto, il passato, la tradizione, l'esperienza del sapere e affermare che ogni sapere non è mai compiuto a se stesso, che c'è un dopo che deve essere generato e arrivare e che questo dopo è l'incontro inedito con le nuove generazioni, che di questo sapere si nutrono come nella statua, perché c'è una generazione di futuro che si è chiamata a interpretare. Ecco, solo in questa dinamica di contaminazione reciproca, l'università è una comunità
di studio ed è una comunità di vita. E quindi se solo le nostre città, se solo il nostro paese tutto intero, in modo diffuso, diventa luogo di generazione, di incontro, di sapere e di educazione, diventa università, attraverso quel rigore scientifico e metodologico che il sapere universitario può portare, ecco, solo in questo modo il nostro paese potrà ambire ad affrontare le sfide che deve affrontare. Poi devo dire, questo luogo, il secondo tema, poi vorrei essere breve perché c'è una statua che deve parlare, non le nostre parole, però c'è un luogo, lasciatemelo dire, è meraviglioso, onestamente non l'avevo mai visto, sono rimasta estremamente affascinata. Mi permetto di dire che è il luogo delle pari opportunità questo giardino, perché se è vero come è vero che le pari opportunità saranno affermate laddove riconosceremo che l'universalità dei diritti per tutti la potremo concretamente realizzare riconoscendo che nel valore delle diversità, di tutte le diversità, di tutte le molteplicità, si instaura il significato profondo dell'universalità, ecco, io credo che questo luogo in cui ci sono tutti i continenti, tutte le epoche, perché è evidente che qui ci sono piante che hanno, come dire, raccontano la storia di Palermo, ma probabilmente la storia più ampia della nostra umanità, che sai, i viaggi che hanno portato queste piante qui, no? E in che modo rigenerano e acquisiscono qui un'identità che si incarna in queste città. Ecco, queste sono le pari opportunità, non siamo tutti uguali, non sono tutti uguali, ma proprio in questa nostra diversificazione c'è la ricchezza, tra l'altro straordinaria, dell'Italia. L'Italia è questo, e la Sicilia è il luogo di quell'apparente straniero, no? Dell'estraneità di ciascuno di noi, che qui invece diventa unità di visioni umanitarie e di cultura. Credo che sia questa l'interpretazione straordinaria che anche la Fondazione Dragotto ha saputo intuire e ha promosso, e che in questo luogo la storia di Palermo, il genio di Palermo e il futuro di Palermo dicano: noi ripartiamo da qui, in un luogo dove ci sono le famiglie e i bambini che possono avere accesso, un luogo che è stato scritto e disegnato con il linguaggio dei bambini delle nuove generazioni. In questo divenire costante di incontro e di contaminazione, credo che dica che Palermo, la Sicilia e, mi permetto di dire a questo punto, anche tutto il paese ha una speranza grande. Ecco, io di questo coraggio vi ringrazio molto e grazie soprattutto per quello che da qui, sono certa, potremo ricominciare a sperare tutti insieme. Grazie. Grazie alla signora Ministra anche per avere proprio ricordato che questo è il primo orto botanico a livello nazionale, come si dice in questi casi, family friendly, cioè dove le famiglie possono venire in tutta sicurezza, dove c'è una nursery per i bambini, dove veramente i bambini possono star qui, giocare e anche apprendere, perché questo è un luogo di cultura. Allora, abbiamo terminato, se ci sono domande da parte dei colleghi, eventualmente abbiamo anche un microfono con asta per rispettare le regole, altrimenti se non ci sono altre domande chiedo appunto ai camera di spostarsi dall'altra parte nella Serra Tropicale. Ringraziandovi ancora per la vostra partecipazione, ci spostiamo proprio per l'inaugurazione del genio di Palermo donato all'Orto Botanico e alla città di Palermo e alla Sicilia dalla Fondazione Tommaso Dragotto. Grazie, ci vediamo dall'altra parte, continuando anche con la nostra ripresa in televisione. E questo è il momento conclusivo della nostra mattinata, il momento in cui la ministra delle pari opportunità e della famiglia, l'onorevole professoressa Elena Bonetti, inaugura proprio il genio di Palermo, il genio di Pellegrino, insieme col presidente della Fondazione Tommaso Dragotto, con gli altri ospiti, con il rettore dell'università, il professore Micari, insieme con il professor Paolo Inglese, insieme con il prefetto di Palermo, sua eccellenza Giuseppe Forlani. Ci sono ovviamente tantissimi colleghi che stanno riprendendo questo momento. Noi siamo proprio qui nella Serra Tropicale, tra qualche istante anche voi da casa potrete vedere le belle immagini del genio di Palermo, il nuovo Genius Panormi realizzato dall'artista siciliano Domenico Pellegrino. Arriva proprio qui nella Serra Tropicale il presidente Tommaso Dragotto, sta per arrivare anche la ministra e tra un po' provvederemo proprio alla inaugurazione, al taglio del nastro che ovviamente TGS sta riproponendo anche per tutti i nostri telespettatori. Ringraziamo anche il Giornale di Sicilia, media partner di questa iniziativa. Allora, ecco che arriva la ministra delle pari opportunità e della famiglia, che ringraziamo ancora per la sua presenza qui a Palermo, insieme col rettore Micari, con il professor Inglese, con Domenico Pellegrino, con il presidente Tommaso Dragotto, e stiamo per assistere anche con le nostre telecamere proprio
al momento del taglio del nastro. Diamo anche la possibilità a tutti gli operatori, ai fotografi, ai cameraman, ai giornalisti, ai colleghi di svolgere il proprio lavoro, e questo è il momento in cui viene inaugurato il genio di Palermo di Domenico Pellegrino, proprio un genio che guarda l'altro genio, il genio di Marabitti. E possiamo accomodarci dentro, così poi sentiamo anche le opinioni della ministra e anche degli altri ospiti, dopo aver sentito le parole in conferenza stampa. Una prima impressione, ministra, proprio davanti a un'opera di cui fino ad ora aveva solo sentito parlare, adesso la stiamo vedendo proprio in prima persona. Come sempre accade quando le opere le si incontra, non solo con lo sguardo, ma proprio entrandoci in relazione si apre tutto il significato nella sua esplosione più ampia. È un'opera bellissima che valorizza pienamente, devo dire, il significato che le è stata consegnata. Davvero, intanto, complimenti all'artista che è stato in grado di raccontarci. Sono anche convinta che questa sarà un'opera che acquisirà significato negli incontri delle tante persone, mi auguro delle tante bambine e bambini, delle tante famiglie che si avvicineranno. Davvero è il segno di una Palermo, di una storia di Palermo che si apre alla bellezza della mondialità rappresentata in questo giardino, si apre anche in questo coraggio di futuro, di speranza, no? Nei due bambini che ci sono, che guardano in avanti e che guardano la prospettiva di una speranza anche diversa. Quindi veramente straordinaria, credo che racconterà un pezzo di storia di Palermo, onorata di essere presente, in cui c'è questo passo in più nella storia veramente grandiosa di questa città. Grazie. Grazie, grazie alla signora ministra. Presidente Dragotto, un'emozione in più, diciamo. Tante le iniziative per Palermo e per la Sicilia, questa assume un valore ancora più importante. È estremamente importante. Io ho visto costruire pezzo per pezzo questo genio, Vanormi, e l'emozione è stata sempre, a mano che questo pezzo veniva costruito direttamente, l'emozione si faceva più intensa. Ora è il massimo. Sono felice di aver dato questo bellissimo esempio, questo bellissimo genio Panorma alla città di Palermo. Speriamo che tutto il popolo palermitano ne faccia buon uso e che abbia delle idee meravigliose affinché Palermo possa migliorare, con l'aiuto dei cittadini e con l'aiuto delle istituzioni. Grazie Presidente, magnifico Rettore. Mi sembra importante che sia proprio l'Orto Botanico ad accogliere il genio di Palermo, no? L'Orto Botanico che diventa anche il luogo delle famiglie. Sì, questo è un altro fatto molto molto bello. Devo dire, il genio è un simbolo importante, è il simbolo della città. Siamo felici di averlo qui, di averlo all'interno dell'università, in uno dei luoghi che caratterizzano appunto maggiormente l'università. Credo che possa diventare un ulteriore elemento di attrazione, oltre che di protezione, ma anche un ulteriore elemento di attrazione un po' per tutto quanto il nostro sistema museale, proprio perché noi vogliamo che il sistema museale sia una delle locomotive della crescita della città e dell'università. Credo che sia giusto chiudere questo momento così bello e così importante con l'artista che ha realizzato il genio proprio davanti al suo nuovo genio, il genio di Palermo, Domenico Pellegrino. Allora, la tua emozione in questo momento è sicuramente molto grande, ma è stata grande anche quando Tommaso Dragotto ti ha chiesto di realizzare quest'opera. Allora, è stata grande questa unione di forze, perché il genio l'ho sempre pensato, l'ho sempre voluto realizzare ed è stato un insieme di idee, perché quando ho pensato all'Orto Botanico, l'università ha pensato a la Fondazione Tommaso Dragotto come mecenate contemporanee ed è nato il genio di Palermo. E io, che dire, sono emozionatissimo, sono felicissimo di aver realizzato un mio sogno, che era quello proprio di fare e realizzare questa statua. Allora, tu sei un artista siciliano, le tue opere parlano la lingua siciliana sempre, questo è il genio di Palermo, ce lo racconti proprio prima di salutare il nostro pubblico, prima di chiudere questa bella mattinata qui all'Orto Botanico. Allora, il genio di Palermo è intanto un gruppo scultoreo dove all'interno troviamo il genio di Palermo al centro, che come tutti gli altri geni allatta
nutre lo straniero. E questo simbolo l'ho voluto trasferire attraverso l'allattamento, che poi diventa colore, quindi il genio trasferisce la cultura siciliana trasformando lo straniero, facendolo diventare uno di noi. E questo accompagna anche Santa Rosalia, bambina che gioca con il cane, che è simbolo della fedeltà del popolo palermitano, la piccola Rosalia, quindi sacro e profano, che ancora non sa che domani sarà lei la protettrice della nostra bellissima città. Troviamo la figura del bambino che guarda e scruta attraverso le braccia del genio quello che dovrà fare domani. Quindi questo è, vedo nel bambino ognuno di noi. Quello che noi dobbiamo fare, dovremmo fare ogni giorno, è trasferire, o quantomeno faccio io attraverso le mie opere nel mondo, trasferire quella che è la nostra gioia, la nostra storia, la nostra tradizione. E con le parole dell'autore, l'artista Domenico Pellegrino, si chiude il nostro speciale qui dall'Orto Botanico di Palermo. Vi abbiamo raccontato la cerimonia di inaugurazione del nuovo genio di Palermo, realizzato per l'appunto da Domenico Pellegrino e donato dalla Fondazione Tommaso Dragotto. Tra gli ospiti della mattinata anche la ministra delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti e Sua Eccellenza il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani. Dunque restituisco la linea alla rete, ci vediamo alla prossima diretta, intanto chiudiamo proprio con le belle immagini del nuovo genio di Palermo qui dall'Orto Botanico. Buonasera a tutti.